E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Gran Turismo Sport Drifting, episodio numero 6, ladies and gentlemen. Siamo arrivati al sesto episodio, quindi sesta auto da dover mettere di traverso in quella che è la nostra sfida, per vedere un po' quale auto se la cava meglio nelle derapate. Allora, siamo qui già per andare nel Tsukuba Circuit. L'auto che andremo a testare quest'oggi è una N800. Stiamo parlando della Mach 40, livrea della Broil King, che in questo momento non state assolutissimamente vedendo. La stiamo vedendo nella sua versione originale, come esce dalla casa. Splendida vettura Mach 40, un po' old school, un po' una custom di quella che è una Ford Mustang. La vedete lì sotto in tutto il suo splendore. La rivedremo sicuramente poi quando andremo a scegliere il Suzuka Circuit. Allora, disattiviamo il controllo trazione, vai con le gomme comfort dure, bilanciamento di freni ovviamente no, l'altezza proverei per il momento a lasciarla così, la lasciamo standard, vediamo come se la cava, meno potenza rispetto all'auto dello scorso episodio. La state ammirando, eccola qui in tutto il suo splendore, in questa colorazione nero arancione. Tanta potenza per quest'auto, tantissima potenza, una velocità massima devastante. Io l'ho tirata un po' nel circuito della Special Stage Route con 12 km di rettilineo, quindi insomma la velocità è un punto di forza di quest'auto. Può competere con tantissime moderne hypercar. Diciamo che per il drifting invece sembra essere leggermente difficile da gestire nelle curve strette del Tsukuba Circuit. Ok, andiamo a vedere qualcosina per quanto riguarda campanatura e quant'altro, per vedere un secondo come è settata l'audio. Ovviamente non gli ho dato retta. Guardate la velocità massima che ha la barretta sul 10. Ok, abbiamo la stessa campanatura, quindi io proverei ad aumentarla un pochino sia sul posteriore che sull'anteriore. La abbasserei un pelo sia davanti che dietro. Mi darei un po' meno coppia iniziale e metterei a 30 anche questo, anche se forse è leggermente rischioso abbassarlo così tanto. Andiamo a vedere un po' come se la cava. Ok, bisogna andarci cauti, bisogna andare cauti per quanto riguarda la prima curva, non arrivare a cannone come facevamo con altri tipi di auto con molta, ma molta meno potenza. Anche perché quest'auto, come potete vedere, va in testa a coda veramente in modo easy. Tende a fare l'effetto pendolo e a non rimanere di traverso come a noi serve. Ok, poteva andare decisamente meglio, però per il momento non ci lamentiamo. La vedo un'auto adatta io allo Suzuka Circuit, probabilmente, visto che ha delle curve un po' più larghe rispetto al Tsukuba, dove probabilmente soffre lo stretto. Però un 10.167 punti comunque ce lo siamo portati a casa tra un po' di difficoltà. Vorrei vedere se riesco a fare un pochino meglio il primo settore almeno.
11.409, siamo riusciti per i rotti della cuffia all'ultimo tentativo a migliorare un po' quello che a noi ci serviva sostanzialmente, ovvero il primo settore. Abbiamo fatto anche qualche punticino in più effettivamente anche al terzo settore se non vado errato. Quindi 11.409 punti ce lo teniamo. Troppo non è al livello della Chevy Nova, che ancora comunque ha il record qui al Tsukuba Circuit, ma sappiamo benissimo entrambi che non è un solo circuito a determinare qual è la migliore auto, perché adesso andiamo al banco di prova numero 2, ovvero il Suzuka Circuit, e vedremo un po' come se la caverà. Ovviamente adesso stiamo vedendo qual è la livrea con cui abbiamo personalizzato questa Mach 40. Trovate la speed art di questa livrea ovviamente sul canale, non c'è neanche bisogno che ve lo dico, ormai penso che lo sapete, ormai lo dovete sapere. Prima di entrare però qui sul Suzuka, io sarei quasi intenzionato a ristabilire un pochino quelle che erano i setting della trasmissione che avevo impostato prima per il Tsukuba. Ovviamente rimettiamo a 10 la coppia iniziale, riportiamo sul 40 la sensibilità in accelerazione, o magari la possiamo mettere a 35, visto che comunque è un'auto con un'estrema potenza dove bisogna dosare abilmente l'acceleratore. Vediamo un po' come se la caverà. Se la cava, che la prima curva ce la frulliamo malamente fuori. Ci sta. Vediamo nel secondo tentativo, invece. Se riusciamo a far meglio, in realtà siamo riusciti a far peggio. Proviamo un pelo più concentrati. Insomma, siamo partiti bene, non l'abbiamo terminata come volevamo, ma insomma. Tanta potenza per quest'auto dove dobbiamo utilizzare un piede veramente in modo estremamente delicato, già solo con un acceleratore dosato al 50% l'auto diventa difficile da gestire. Peccato, perché eravamo andati tutto sommato abbastanza benino, insomma un 26.000 punti qui ce li siamo fatti, il che non è affatto male. Buono, non buonissimo, perché l'ultimo settore insomma l'abbiamo un po' sporcato. Si può fare qualcosina meglio, ci proviamo. Per il momento ovviamente questo rimane il punteggio più alto, perché prima mi pare che abbiamo fatto leggermente di meno. Ci riproviamo dunque con l'ultimo tentativo completo, almeno.
Ladies and gentlemen, holy shit, questo è stato un signor tentativo. 30.077 punti, nuovo record qui al Suzuka Circuit. Quindi signori, andiamo a vedere un po' come si è posizionata in classifica la Mach40. Signori, miglior punteggio qui al Suzuka Circuit. Bisogna però adesso vedere se il Tsukuba Circuit non penalizzerà troppo la Mach40. Quindi andiamo a fare il recap dei tentativi, dei punteggi, per vedere un po' il punteggio totale di questa splendida vettura. Signori, con un punteggio di 11.409 al Tsukuba Circuit, che si sommano ai 30.077 fatti al Suzuka, che ci hanno conferito anche il punteggio record per quel circuito, il totale fatto dalla Mach40 è 41.486 punti. Che quindi, incredibilmente, la piazzano al primo posto, scavalcando la Chevy Nova di solamente 10 punti. Ladies and gentlemen, un tentativo clamoroso al Suzuka, che ha fatto un po' recuperare quello svantaggio di quei pochi punti al Tsukuba Circuit, che la fa piazzare in testa per solamente 10 lunghezze. Ladies and gentlemen, io con questo risultato finale bomba e con la Mach40 che sbuca da dietro la collina, vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo in un prossimo episodio di Gran Turismo Sport Drifting e ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul canale. Ciao a tutti ragazzi.